Volete un drone robusto ed economico per iniziare a fare training? Ecco, questo è il video che fa per voi. Ciao ragazzi, benvenuti sul canale, sono Ucci e oggi con questo video voglio fare iniziare una nuova serie che tratterà la costruzione di un drone economico ma allo stesso tempo molto robusto. Il drone in questione è il clone dell'Alien. Per chi non conosce questo frame, in pratica sarebbe il frame di Mr. Steele. Mr. Steele è un pilota, uno dei piloti più conosciuti, più famosi nel mondo dell'FPV. Questo logicamente è un clone, quindi il telaio è fatto con un carbonio di bassa qualità ma molto resistente. Logicamente in un frame non bisogna guardare solamente la resistenza, ci sono anche altri fattori che fanno sì che un frame è più buono di un altro. Ci sono le risonanze del carbonio, le vibrazioni, ci sono tantissimi fattori da valutare per la qualità di un drone, però a noi adesso ci interessa solamente un drone che sia resistente per fare training. Questo drone non è il mio perché il mio Alien lo costruirò insieme a voi. Questo mi è stato prestato dal mio amico Davide, grazie Davide. Mi è venuto in mente di fare questo video perché tutte le volte che sono andato a volare con lui, io gli ho detto: Adama, com'è possibile che sto frame è ancora integro, è vivo, cioè ancora ci voli, cioè praticamente i motori massacrati e i braccetti tutti smussati sugli angoli perché struscia per terra, dei crash assurdi fa. E quindi ho detto: sicuramente questo è un frame idoneo per chi sta iniziando e per chi vuole fare training, quindi vuole provare dei trick e non vuole ogni qualvolta andare a cambiare qualcosa. Di crash ne ha fatti veramente tanti, infatti mi sono fatto mandare qualche video solo per metterlo nel mio video per farvi vedere quello che ha subito questo frame. Ho pensato di buildare questo frame con componenti sempre economiche, così il prezzo complessivo del drone rimane sempre molto basso. Adesso spostiamoci subito sul tavolo, così vi faccio vedere nel dettaglio questo frame massacrato, come è ridotto, e vi faccio vedere nel dettaglio anche tutti i componenti che andrò ad installare qui dentro. Questo è il frame con mesi di bando. Ancora integro, ancora volante, però ridotto parecchio male. Come potete vedere, i braccetti sono praticamente tutti consumati, la bottom plate qui sotto è aperta. Ci sono vari punti che hanno ceduto, ma nel complesso è ancora bello integro. Voglio fare un appunto: di questi frame ne esistono due. Uno venduto su AliExpress e uno venduto su Banggood. La versione che vedrete è la versione da AliExpress perché sono due frame completamente differenti. A mio avviso è migliore la versione venduta su AliExpress, è molto più fedele alla realtà. Arriva in questa confezione, qui dentro ci sono tutti i pezzi del frame in carbonio. Braccetti, plate e il pezzettino famosissimo dell'Alien che unisce i braccetti. Nella confezione ci sono anche le varie protezioni, però stampate in PLA, quindi non sono tanto resistenti. Infatti io a Davide avevo stampato i vari componenti, vabbè, queste lui le ha fatte sparire già da subito, però supporto GoPro, bump avanti, bump dietro e il supporto per l'SMA. Ve li lascio qui sotto in descrizione così ve li potete stampare anche voi. E nella confezione poi ci sono i gommotti da mettere qui sopra per il grip della batteria e tutto il set di viti e standoff. Il carbonio si vede che non è di qualità, ma non è neanche rifinito a dovere, infatti non abbiamo spigoli smussati, poi si vedono qui delle piccoli piccoli intagli di fresatura, insomma è un frame low cost. In confezione vi danno anche questa strap per la lipo. Mettiamo via un attimo il frame e incominciamo a vedere i componenti che ho scelto per questa build. Come FC ho scelto una Mamba F4. È uno stack comprensivo di ESC che riescono ad erogare
40A, alle porte UART per attaccarci anche eventuali dispositivi come un GPS per esempio. In dotazione ci danno anche questa plate dove ci fa vedere il pinout della scheda dell'FC, e poi in dotazione abbiamo altri soft mount, delle viti lunghe per ancorare lo stack, un connettore XT60, due pezzettini di cavo molto corti che non andremo sicuramente a utilizzare, un condensatore e un ricambio, un flat di ricambio per andare a prolungare questo dato in dotazione. Mettiamo anche questa da parte e andiamo a vedere i motori che ho scelto. I motori sono della Emax, sono degli Eco e sono per batterie a 6S, infatti sono da 1700 kW. Questi motori sono praticamente gli stessi motori utilizzati da Davide, ma lui li utilizza a 2500, quindi a 4S. Sono motori abbastanza robusti, economici, che fanno il loro dovere, e in dotazione ci danno anche le viti per ancorare il motore al braccetto e delle viti di ricambio. Dopo il motore veniamo alla cam. La cam che ho scelto è una Foxeer Razer da 1200 TVL. Possiamo vedere la cam qui. Io l'ho scelta con un'ottica da 2.1 mm e in dotazione ci danno anche questa scatolina solita di Foxeer, dove all'interno c'è l'adattatore per farla diventare misura standard e i vari fili, connettori e viti per installarla sul nostro frame. Come VTX ho scelto una Eshine TX805, è una delle VTX più economiche che esistono. Io questa VTX l'ho utilizzata per più di un anno e vi posso dire che non ho mai avuto nessun tipo di problema. Viene data già saldata dei vari cavi che ci servono per installarla sul nostro drone e ha un connettore MMCX. All'interno della confezione troviamo anche un pigtail a 90 gradi per connettere l'antenna e un'antenna a dipolo che fa comodo quando non abbiamo un'antenna omnidirezionale da installare al momento sul drone. Come antenna della VTX andrò a installare una Foxeer Lollipop 3. Io sui miei quad utilizzo solamente queste antenne qui perché sono molto buone e sono anche molto resistenti. Come RX andrò a utilizzare una TBS Crossfire Nano. Utilizzo questa perché io utilizzo Crossfire. Se voi avete FR Sky, Fly Sky o qualsiasi altro tipo di ricevente, dovete comprare la ricevente adatta al vostro radiocomando. Bene, per volare l'ultima cosa che servirà logicamente saranno le eliche. Siccome io utilizzo delle T-Motor 5143S, andrò ad mettere su questo drone queste eliche qui. Bene ragazzi, questo primo episodio è giunto al termine. Seguiranno gli altri episodi di configurazione e test sul campo. Vi dico già da subito che questo frame alla fine della serie lo venderò al prezzo di costo, quindi al prezzo che ho pagato tutti i vari singoli componenti. Se vi è piaciuto, vi ricordo un bel like qui sotto, non scordatevi di iscrivervi al canale e attivare la famosa campanella. Noi ci rivediamo al prossimo video, ciao!